Assessore Gianni Fava, siamo all'assemblea annuale di Confagricoltura Lombardia. Intanto è un'assemblea che serviva più che altro a Confagricoltura per consultare le parti politiche in occasione delle europee, sentire le varie diverse posizioni che ci sono rispetto al tema delle elezioni europee, dell'Europa e dell'agricoltura in Europa. Sono emersi più o meno gli schieramenti, come è normale che sia, ed è emersa un'idea dell'agricoltura che comunque si sta facendo avanti e che si sta consolidando sul fatto che il ruolo cardine della Lombardia nell'ambito dell'agricoltura italiana ed europea deve essere maggiormente valorizzato e rilanciato, perché questa è l'unica speranza che abbiamo per un rilancio economico sincero di questo territorio. Una delle altre cose che è venuta fuori è che l'Europa in realtà penalizza soprattutto l'Italia. L'Europa penalizza le politiche deboli dei paesi deboli, e questo non c'è dubbio che sia stato fino a qua un paese debole. Bisogna capire cosa succederà nel prossimo Parlamento, se veramente le geografie e le geometrie che fino a qua si sono consolidate nell'ambito del dibattito nel Parlamento europeo fossero variate in modo sostanziale, credo che ne vedremo di belle, come si può dire. Tecnicamente ci sono ampi margini e spazi per ribaltare questo gap che fino a qua abbiamo vissuto. Certo, questo gap va ribaltato, come qualcuno ci ha ricordato oggi, dando un calcio al tavolo. Si è parlato di dazi e lei ha detto che forse la maniera giusta è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica, dare la possibilità di sapere che cosa comprano. No, io dico che i dazi da soli non bastano, questo è il concetto. Cioè, chi è convinto di poter difendere un mercato semplicemente alzando le barriere e compie un errore di valutazione, non perché non sia necessario farlo, in alcune situazioni particolari serve e si deve fare, ma perché al contrario purtroppo è sempre più difficile applicare e attuare norme sui dazi. A quel punto io dico applichiamo norme che distinguono i prodotti, quindi non sono tanto per vietare la circolazione dei prodotti sul nostro territorio che vengono da paesi che non usano le stesse modalità nostre, ma al contrario sono favorevole al fatto che questi prodotti sul territorio possano essere riconosciuti sul nostro mercato e sugli altri mercati, differenziandosi appunto in base all'origine degli stessi. Qui a Confagricoltura si è detto che troppo spesso è cambiato il ministro all'agricoltura, mentre lei sostiene che sarebbero soprattutto gli assessori regionali quelli più importanti. No, dico semplicemente che dal mio punto di vista un ministero di questo tipo è un organismo assolutamente inutile e superato. Dimostrazione ne è il fatto che le poche accelerazioni che ci sono state sul dibattito in questo periodo su questioni importanti, vedi ad esempio la questione dei nitrati, vengono proprio da iniziative di una regione come la nostra, e che dimostra che i singoli stati non sono più in grado di tutelare le agricolture, perché non esiste di fatto un'agricoltura nazionale, non c'è l'agricoltura italiana, c'è l'agricoltura delle regioni italiane, c'è l'agricoltura del nord in particolare, che è tutt'altra cosa rispetto all'agricoltura del sud. Ma un modello assolutamente diverso e dissimile. Trovare un sistema che alla fine medi fra le parti serve semplicemente a omogeneizzare il dato politico, ma non risolve nessun problema.